buongiorno a tutti gli amici da Chris. Dai, avevo promesso di fare un video per la fine del calciomercato, non ce l'ho fatto ieri, causa lavoro, sapete che sto in cucina. E quindi stagione c'è tanto lavoro in questo momento, poi dopo 15 agosto. Quindi faremo un breve video sulla fine del mercato, su quello che è la partita, ma prima di questo faccio una premessa. Non ho tempo adesso, ma lunedì risponderò a quella testa di cazzo. Parlo di te, testa di cazzo, tu sei una testa di cazzo, perché sei solo questo, eh? Che mi ha fatto un video dicendo che non sono un interista, che sono un isterico, che io non metto il mio nome. Il mio canale si chiama Interisti d'intorno, sono Cristiano Patti, ho una pagina Facebook seguitissima, non mi metto qua a fare deficiente come te per fare le cose, non dico che Pedulla mi copia, non dico le minchiate che tu spari, e tu spari solo minchiate, e te lo dimostro lunedì, ti faccio fare una figura di merda, ma una di quelle figure di merda che chiuderà il canale. E ti avverto adesso, stai attento quando mandi gli allenamenti, che io ti segnalo il video, perché li prendi da Inter TV, che poi neanche non sei neanche abbonato a Sky, ma li prendi da IPTV Diamond, se tu che l'hai detto deficiente in una live, sei pure cretino, e io sarei isterico, e io rosico di te, ma tu ti sei fatto sponsorizzare da Donato Inglese, non so quanti soldi hai messo, ti hanno chiuso 3 canali, ti compri like, ti compri visual e ti compri gli abbonati, e lunedì ti sputerò il canale e ti metto quegli screen che ti feci vedere quando ti iscrissi in privato. Ma cos'è? Ti compri? No, c'è uno, perché pensate che lui dice che c'è un hater che gli compra i like, gli abbonati, le visual. Lunedì fa una figura del cazzo, mi metto là, faccio il video, ti metto tutte le foto che ho, e ci fa una figura di merda, e poi spiegherò a quelli che tu c'hai nella tua chat, la voce del popolo, che sono dei minchioni, perché tu così li chiami, minchioni, e te lo spiegherò bene. Chiusa parentesi, tralasciamo il fiorista fallito e parliamo dell'Inter adesso. Voto a mercato, in molti sono lamentati che non è arrivato Modric di qua, di là. Modric, allora, una trattativa vera e propria non c'è stata. Il giocatore è stato proposto dai suoi agenti, se poi si liberava l'Inter l'aveva preso con diritto di scatto. Io ho fatto un video su Modric, l'ho fatto una settimana prima che finisse il mercato, ho detto il problema è sta nella formula e nel liberare Modric, e non mi sono sbagliato. Vi dissi che Caramo doveva uscire, che Candreva voleva andare al Monaco. Adesso che Andrea può andare di qua alla fine del mese, può uscire, perché a Monaco lo aspettano. Poi Caramo ha deciso di restare all'Inter. Chiusa parentesi. Quindi il voto del mercato dell'Inter è un bel 8 comunque, perché la squadra è buona, ci siamo rinforzati, la Tocchita Balde che porta soldi a tutti quelli che hanno cassato la minchia con Vidal, perché non è arrivato Vidal, non ha un gioco come il pane. Vidal è stracomunitario, come Keita Balde, è stata una scelta di Spalletti, quindi non è ausilio via. Se non vi piace che è arrivato Keita Balde, prendetela con Spalletti, invece va benissimo Keita Balde. Che poi c'è un altro giornalista, questo qua, che dice che Keita Balde non va bene, De Vrij non va bene, cioè questo qua si fuma pure i cannoni di essere amico del fiorista fallito. Si parlano insieme, due coglioni. Chiusa parentesi. Quindi il mercato va benissimo. E poi mi ha detto, ma molti di voi hanno detto, ma mancano Chris, ma mancano centrocampista, come giochiamo con Gagliani e Borca Valero, prima cosa, innanzitutto sono dei buoni rimpiazzanti, possono tornare utili in campionato, quando volete voi. Abbiamo Vecino, che ci aspettiamo molto da lui, perché nella prima parte di stagione ha fatto benissimo, anche con il signor Borca Valero. Borca Valero ha fatto bene nella prima parte del campionato. Dopo, va bene, un po' l'età, ma anche Modric è là con l'età, quindi cosa cambiava? Abbiamo Vecino, Borca Valero. Poi in questo momento c'è Martinez, tanto bene ha fatto in questo pre-campionato, vediamolo poi domani. Ha dimostrato che può giocare trequartista, quindi se uno come Martinez continua così, come questo passo, come sta facendo, come sta dimostrando, a parte i primi filosofi del web che dopo Sion Inter dicevano che era il nuovo Gabigol, vabbè, ma tralasciamo la gente così. Si può anche mettere in mediana in alcune partite, se lo farà, poi metterci in angolo Ambrosovic, c'è Vecino, c'è Asamoah, sveglioni. Asamoah non nasce terzino sinistro, nasce centrocampista, per chi non lo sapesse. Va bene? Quindi c'è anche Asamoah che ha fatto benissimo, quindi può giocare anche con Asamoah adattato, puoi metterci dietro in angolo. Abbiamo le soluzioni. Per uscirne, chiaro che se c'era uno come Modric o un altro era meglio, però non ci sono, e questo è. La squadra va benissimo, non è vero che una squadra non è forte, la squadra è fortissima. Abbiamo due squadre in pratica, abbiamo due alternative per ruolo, anche barra tre con Caramo a destra o a sinistra che può alternarsi, quindi stiamo calmi, siamo tutti calmi. Adesso parlerà il campo, quindi le alternative di ruolo ne abbiamo. Poi si passiamo a tre, possiamo mettere Candreva tutta faccia, tra l'altro poi se Asamoah sarà passato a centrocampo, possiamo anche dirottare D'Ambrosio a sinistra a giocarsela con Dalbert, e possiamo anche mettere Candreva alternativa avversario, così Candreva l'ha fatto Florenzi terzino destro, può farlo anche Candreva, c'è quelle capacità.
Candreva tatticamente non possiamo discutere, discutiamo le sue scelte che sono altre, che non segni. Però tatticamente è un giocatore prezioso, quindi sarebbe anche capace di fare terzino destro un'alternativa se in caso di evenienza, anche a Bersalico, anche ad Ambrosio, se si sposta a Zomoa in pianta stabile a centro del Roma. Abbiamo alternative, siamo modulabili, possiamo cambiare i moduli in corso, fermo restando che si parte del 4-2-3-1, siamo una squadra che può essere camaleontica e abbiamo alternative. Punto. Domani Sassuolo Inter, cosa si dice? Si dice che forse gioca D'Albert, ballottaggio D'Albert, Perisic e Skriniar e Miranda. D'Albert Perisic nel senso che se gioca Perisic allora Asamoah passa esterno basso, se invece non gioca Perisic dall'inizio, Asamoah esterno alto a sinistra con D'Albert terzino basso. Si dice pure che può giocare Asamoah con Brozovic, quindi sarebbe D'Albert a sinistra e poi magari Perisic a sinistra. Cioè, vediamo, si dice che c'è vicino Brozovic, questi sono un po' i ballottaggi con Lautaro Martinez trequartista e vediamo se gioca a Skriniar. Questo è quanto, quindi speriamo di partire di bene, così con lui non mette più le sue targhette all'ufficio, che lo facciamo stare zitto. Importante partire bene, importante far bene, è importante essere calmi, ci vorrà tempo, però la squadra è buona, vediamo di partire con quel, come abbiamo visto con Atletico Madrid, avere con la mentalità, soprattutto nel primo tempo, di imporre il nostro gioco, di andare a prendere alti, di andare via in velocità, e abbiamo visto Icardi, anche se non ha segnato, muoversi, a differenza, si è mosso molto, comincia a uscire, fa altre cose, e come ha detto Spalletti, quest'anno l'Inter non baserà tutto il suo gioco su Icardi, quindi abbiamo altri sbocchi, abbiamo alternative, quindi abbiamo tante bocche di fuoco, Balde, c'è Perisic, c'è Candreva, c'è Politano, abbiamo Caramone, c'è Icardi, c'è Martinez, c'è Nainggolan, quindi Nainggolan può giocare trequartista, ma può anche, come dicevo prima, può anche nella stessa tattica se arretrarlo con Brozovic, tanto Nainggolan è che lui nasce mediano, non è che nasce trequartista, l'ha adattato Spalletti l'ultimo anno, ha fatto tanti gol, lo scorso anno ha dovuto fare il mediano basso, quindi quello è il suo ruolo. Vediamo come si evolveranno le situazioni, le cose, tutto in divenire, per adesso non si può dire tanto. L'importante è partire bene. Quanto era il Madrid che ha portato, che l'Inter ha sposto denuncia contro Tebas, ha fatto bene, adesso anche il Paris Saint-Germain dovrebbe percorrere quello che ha fatto l'Inter. La denuncia alla FIFA non ha luogo, anche perché quando un giocatore ha una causa accessoria può essere avvicinato come prima cosa. Seconda cosa, c'è stato proposto, terza cosa, qual è quel club che quando va a prendere un giocatore non lo avvicina comunque tramite intermediari, quindi che non ci essero minchiate quelli del Madrid, hanno preso Lopateghi tre giorni prima del mondiale, che cazzo stanno raccontando, quando hanno preso Mourinho gli parlavano a gennaio, vinciamo la Coppa dei Campioni, se ne va via alle 11:30 con la macchina della Madrid, veramente Perez ha fatto una figura di merda, il vostro... questa denuncia alla FIFA, alla UEFA, si è esposto, è ridicolo, ha fatto una figura di merda, non conoscete neanche le cose. Quindi io spero semplicemente di prendere la Madrid in Coppa dei Campioni, magari usciamo pure, però fargli un culo così a San Siro, giocare oltre la morte e fare 2-3 piedi. Questo era quanto volevo dire, quindi ragazzi dai, domani sera cerco di fare il video, lunedì non perdetevi la video risposta, perché questo qua lo rovino, mi faccio fare quella di figura di merda, lo sputtano, tu poverino. Fai una figura di merda e non ti azzardare più dire che io non sono interista e che io sono un esterico, io c'ho un lavoro, te no.